Da oggi Arezzo è una città più accogliente. È stato infatti ampliato di 10 posti nel territorio aretino il sistema di accoglienza finanziato dal Ministero degli Interni, di cui il Comune di Arezzo è capofila. Si chiama SPRAR, è attivo dal 2008 e strutturato per favorire l'integrazione e l'autonomia dei richiedenti asilo e rifugiati. La gestione del progetto è affidata al Comitato regionale dell'Arci. A disposizione complessivamente 25 posti, ulteriori 5 ad Arezzo, che ne ha quindi 10. 4 sono a Bucine, 6 a Montevarchi e altri 5 di nuova istituzione a Sansepolcro. Arezzo è una città accogliente, consapevole del fatto che la presenza di etnie e culture diverse è un'opportunità di sviluppo per tutti, sottolinea l'assessore alle politiche per l'integrazione del Comune di Arezzo, Stefania Maggi. Ma gli immigrati cosa ne pensano? Si sente accolta bene in questa città da straniera? Sì, mi trovo bene, sì. Non ha avuto nessun tipo di problema di integrazione? No, davvero no. Ce l'ho un lavoro come badante. E ce l'ho una signora da 88 anni e mi trovo benissimo. Uguale. No, mi trovo bene. Posso dire che siete bravi come persone. Siete bravi. E poi non pensavo che mi posso trovare quasi come a casa mia. Come a casa, sì. Che lavoro fa? Badante. Lavoro con un anziano, 96 anni. Bravissimo. Anch'io lavoro da 7 anni, più da 7 anni, con stessa famiglia. Ho lavorato con tutti e due bravissimi. A sua figli, tutti e due, sono trovata più di casa mia, come dice, più meglio di casa tua, come sei. Si sente accolta sì, bene? Sì, certo. E bene, benissimo. Si sente accolto bene in questa città? Sì, va bene. Sì, bene. Però non c'è lavoro più, si è lavorato agricoltura, illuminati, raccolta frutto. Disoccupata adesso? Adesso è disoccupata, sì. Però io sono qui 5 anni, però non c'è lavoro.